Buonasera, nuova puntata di Abruzzo Village. Le più importanti associazioni di categoria teramane, industria, artigianato e commercio hanno inviato al sindaco di Teramo Maurizio Brucchi una nota ufficiale e durissima dove stigmatizzano l'eccessivo costo della tassa sui rifiuti per le aziende costrette ormai alla chiusura. A sottoscrivere la lettera di protesta sono stati tra gli altri Confindustria, Confcommercio, Casartigiani, Gruppo Consorfom, la CNA. Tutti concordi nel sostenere che solo riducendo i costi della municipalizzata Teramo Ambiente si potrà abbassare la Tari. I presidenti delle associazioni teramane propongono dunque di far dimagrire la Team privatizzandola. È passata quasi inosservata la nomina del nuovo presidente della municipalizzata Teramo Ambiente, Giovanni Mattucci. Il mondo delle attività produttive teramane, industria, artigianato e commercio passa alle maniere forti e sigla una nota congiunta sulla questione rifiuti. La Tari è e resta troppo cara. A parlare sono i presidenti Ercole Cordivari per Confindustria, Gian Domenico Di Sante, Confcommercio, Giulio Falone per Casartigiani, Gianni Mancini per il gruppo Consorfom, Gianfredo De Santis, CNA Teramo, Alfonso Marcozzi, Api Teramo, Luciano Di Marzio, Confartigianato e Daniele Erasmi, Confesercenti. La richiesta delle imprese è chiarissima. Siamo convinti, si dichiara nella nota, che in futuro la tariffa sui rifiuti potrà diminuire solo se si darà vita ad una seria riorganizzazione della società che cura il servizio, con un pesante dimagrimento dei costi aziendali. Non si può continuare a mantenere società con un capitale a maggioranza pubblica come Team che ha dei costi strutturali eccessivi. Eccessivi, infatti, non è una parola messa lì a caso. Scende in campo anche il Partito Democratico di Teramo, che stigmatizza il dato incredibile dei 662.000 euro di emolumenti annui elargiti ai quattro dirigenti della Teramo Ambiente. La prima decisione che prenderebbe un'impresa privata, concludono nella nota le associazioni teramane, sarebbe quella di affidare il servizio al mercato per contenerne i costi. Non si capisce perché, scrivono i presidenti, questa decisione non può essere assunta dal comune di Teramo. Sembra che in altri comuni il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti venga affidato ai privati con bando di gara. Perché a Teramo non è possibile seguire questa procedura? È appena iniziato a Roseto un corso di formazione finanziato dalla Regione Abruzzo per 15 professionisti della riabilitazione che apprenderanno nuove metodologie per essere sempre all'avanguardia nel curare persone affette da disabilità neuromotorie, croniche o post-traumatiche. Il corso per fisioterapisti sugli strumenti innovativi che si sta svolgendo in questi giorni a Roseto è uno dei 4 interventi formativi, ognuno con una tematica diversa, del progetto europeo speciale multiasse sulla riabilitazione, che sarà erogato nelle 4 province abruzzesi. È entrato nel vivo il corso di formazione finanziato dalla Regione Abruzzo e dall'Europa che insegnerà gli strumenti innovativi ai professionisti della riabilitazione. Il progetto, articolato in 4 interventi di natura tematica differente, prevede il coinvolgimento di 15 utenti ogni corso. Ciascuno dei 4 interventi verrà erogato nelle 4 province abruzzesi. Nel teramano, precisamente a Roseto, è appena iniziato quello che riguarda la riabilitazione neuromuscolare di soggetti con disabilità croniche o post-traumatiche delle funzioni neuromotorie. Con le nuove tecnologie applicate alla riabilitazione, come la diatermia ad onde medie di contatto con modalità capacitivo-resistiva, cambia la figura del fisioterapista, che diventa il più valido sostegno al medico curante nella guarigione dei pazienti. Intervento 1, corso sulla diatermia capacitivo-resistiva, per le sindromi algo-disfunzionali del sistema muscolo-scheletrico, è un corso con l'obiettivo di informare e formare i fisioterapisti a prendere dimestichezza con questa metodica. Gli apparati per diatermia capacitivo-resistiva, meglio nota come Tegger terapia, sono molto diffusi attualmente in Italia, soprattutto nell'ambito del sistema privato sanitario e relativamente ignota al sistema pubblico di riabilitazione. L'intenzione del nostro corso, di questo corso, è di informare e formare i fisioterapisti affinché diventino esperti conoscitori sia dello strumento, degli strumenti per diatermia, che è della metodica applicativa. L'intervento 2, che si rivolge alla riabilitazione delle sindromi algodisfunzionali con particolare riferimento ai disturbi dell'equilibrio, è un corso che è mirato a favorire un
se vogliamo dire, un recupero o un incremento di professionalità dei fisioterapisti attraverso l'esame e la conoscenza di metodiche innovative che possono essere applicate per riconoscere le forme disfunzionali, analizzandole e cercando di comprendere in che misura queste possano dipendere da disturbi muscoloscheletrici, la conseguente riduzione di queste interferenze attraverso una metodica originale di stimolazione che nasce da logiche agopunturali e la successiva misura del recupero della qualità della funzione dell'equilibrio. La metodica è particolarmente interessante in quanto l'aumento dell'età media della popolazione e il progressivo stato di solitudine della popolazione anziana mette particolarmente a rischio questi soggetti di cadute accidentali che, la statistica sanitaria è veramente impietosa, rappresentano una causa di invalidità seconda solo alle patologie cerebrovascolari. Questo corso si articolerà su diversi momenti, da una sessantina di ore di docenza frontale, attraverso le quali cercheremo di richiamare e di approfondire insieme i meccanismi neurofisiologici che sono legati al mantenimento dell'equilibrio in stazione eretta e che in qualche modo sono mossi dalle stimolazioni periferiche, siano esse dolorose, quindi gli esiti di eventi traumatici a carico dello scheletro, o di tipo patologico e quindi degenerativo. E la seconda fase sarà l'approfondimento di queste metodiche di trattamento che nascono dalla medicina tradizionale cinese per individuare un modello complementare di riabilitazione che possa associarsi con vantaggio a quanto già viene fatto nei nostri centri. La terza parte sarà lo studio di una metodica per misurare e oggettivare il beneficio prodotto da queste stimolazioni attraverso l'uso di uno strumento assai banale tutto sommato, che è la pedana stabilometrica statica, che consente di valutare in maniera efficace e fortemente significativa la funzionalità dei meccanismi dell'equilibrio del soggetto. A questa parte di corso seguirà una parte di formazione operativa presso i centri di lavoro dei fisioterapisti per quello che oggi viene chiamato training on the job, accompagnati da tutor esperti, i quali insegneranno ai terapisti a prendere confidenza nell'uso di queste macchine e di queste metodiche. Complessivamente il progetto vedrà formati 60 professionisti nella riabilitazione per provincia, 240 nell'intera regione Abruzzo. Gli allievi saranno affiancati da esperti che lavorano nel settore, coinvolti l'Università dell'Aquila e i centri di riabilitazione San Stefano Molise. Due giorni di letture libere in aula al Pascal Comi di Teramo. Libriamoci, un'iniziativa nazionale alla quale l'Istituto Superiore Teramano ha aderito e con gran successo. A leggere brani di libri particolarmente formativi sono stati amministratori, personalità della cultura e dello sport della città di Teramo, ma anche stranieri, teramani d'adozione, che hanno letto nella loro lingua originale. Diffondere il piacere della lettura tra i ragazzi e sottolinearne l'utilità per la crescita sociale e personale è un fine nobile. Lo sanno bene i ministeri dei beni, delle attività culturali e dell'istruzione che hanno lanciato il progetto Libriamoci, due giorni di libere letture in aula. E se il Ministero chiama, Teramo risponde all'iniziativa. L'Istituto Superiore Pascal Comi per due giorni ha ospitato amministratori locali, personalità dello sport, dell'università e del mondo della cultura della città di Teramo, che sono entrati nelle classi ed hanno letto ad alta voce brevi racconti o pagine ritenute particolarmente significative per il loro percorso umano e professionale. Cosa ha scelto di leggere ai ragazzi oggi? Scelpa di idee e costruttore di ponti. Ponti naturalmente verso il futuro, ponti verso un domani più bello, più grande, più attraente, meno minaccioso.
Sherpa significa gente che è disponibile a portare sulle spalle i sacrifici necessari per costruire un futuro migliore di quello attuale e per eliminare questo, per ridimensionare questo scenario preoccupante che ci circonda in questo momento in termini economici, in termini anche di coesione sociale. Il rosso e il blu di Marco Lodoli, che è un insegnante e scrittore, ma è anche soprattutto insegnante di una scuola superiore della periferia romana. Ho scelto un paio di passi, uno riguarda il bullismo e l'altro invece riguarda la grande differenza che a volte notiamo tutti, non soltanto i professori, tra noi e gli adolescenti di oggi. E c'è un passaggio di questo libro molto bello in cui si dice che spesso i professori, ma noi tutti, i genitori, sembriamo una gondoletta di fronte a una portaerei che è la società che ormai abbraccia i nostri figli. I lettori non sono stati solo personaggi della realtà locale, ma anche cittadini stranieri, in città per motivi di studio o ormai teramani d'adozione. Hanno proposto ai ragazzi del Pascal testi appartenenti alla loro cultura, in lingua originale. Lei addirittura ha letto in arabo. Cosa? Sì. Ho scelto un brano di un famoso libro di uno scrittore arabo che parla del libro, proprio del libro, fa tantissimi bei paragoni tra il libro e tante cose che noi vediamo nella nostra vita di ogni giorno. Ad esempio il libro è un albero che ti dà dei frutti in qualsiasi momento tu lo voglia, quindi non c'è bisogno di aspettare la stagione giusta. Come un altro esempio, il libro è un tesoro prezioso per il cui possesso nessuno è chiamato a pagare nulla a nessuno. Non sono poi mancate le letture storiche di grandi avvenimenti del passato che hanno riscosso molta attenzione da parte degli studenti. Cosa ha letto in questi giorni ai ragazzi? Ho proposto un processo del 1800 relativo che è stato romanzato dal professor Serpentini. Dopodiché ho proposto anche una lettura della nostra poetessa teramana Giannina Milli e due poesie, per la verità, e quindi i ragazzi sono rimasti contenti. Cosa ha proposto ai ragazzi? È un passo dell'ultimo libro di Edith Bruck, Il sogno rapito. Come hanno reagito? Sono stati molto interessati e hanno fatto anche domande, e la domanda è stata quella appunto sulla memoria della Shoah. La rosa bianca, lei ha letto questo libro, un passaggio di questo volume, perché? Ma perché è rivolto ai ragazzi, e qui tratta la storia di alcuni ragazzi come loro, qualche anno in più, 22-23 anni, che in nome della libertà hanno dato la propria vita, mettendosi contro il regime nazista, quindi diciamo per esaltare il valore degli ideali umani e per far capire ai ragazzi che ancora oggi nel mondo ci sono dei luoghi dove non c'è totale libertà, quindi di riprendere coscienza di questo grandissimo valore.